Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, buongiorno e buona domenica a tutti. Ovviamente vi auguro di passare una bellissima giornata anche oggi, e nel video di cui parleremo proprio oggi voglio mostrarvi una roba interessantissima e super particolare scoperta da un utente americano relativa al rift nascosto nel bosco blaterante. Ma ovviamente ragazzi tratteremo anche di un altro argomento sulla bocca di tutti in questi giorni, che è il piccone della skin segreta AIM, quella appunto del robot, e parleremo anche di alcune cose interessanti relative proprio a questa skin. Ovviamente ragazzi parleremo anche di qualche novità extra riguardante i nuovi aggiornamenti di Fortnite. Io per questo vi ringrazio di già per guardare questo video e vi ricordo ragazzi di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto. Se volete supportarmi e supportare i miei video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Quindi ragazzi andiamo subito avanti. Prima di vedere le cose super volevo farvi vedere ragazzi un comunicato che arriva direttamente da Epic Games, una discussione dove è stato risposto un quesito fatto da un utente che chiedeva come mai gli utenti di console da console avessero dei problemi ad utilizzare le mitragliatrici, le slight machine gun, quelle un pochettino più piccoline, e un membro del team di Epic Games risponde che se voi, letteralmente scrivono in italiano, se siete dei giocatori di console e avete notato un abbassamento delle performance della vostra mira durante l'utilizzo di mitragliatrici leggere, è perché abbiamo notevolmente abbassato l'aim assist, quindi l'assistente alla mira, quello che c'è in, la mira assistita, quello che c'è su console. Noi da PC non ce l'abbiamo, quindi ragazzi questo è un motivo per il quale non potete o non vi trovate più bene a giocare con le mitraglie. Anche nella mia chat un po' di ragazzi avevano lamentato questo problema. Ma ragazzi, prima di andare avanti con le cose, volevo un attimo perdere due secondi per dare un'occhiata insieme a voi alle skin uscite ieri della NFL. Sono veramente molto molto carine, come vedete forse le skin più personalizzabili in assoluto della storia di Fortnite, visto che hanno un sacco di squadre, ovviamente tutte quelle della NFL, che possono essere intercambiate come outfit. Quindi ragazzi, come vedete, veramente meriterebbero di essere acquistate solo per tutti questi colori che ci sono. E come vedete possiamo anche modificare i numeri, questo succedeva anche nelle skin relative ai mondiali di calcio, però queste dell'NFL sono veramente molto molto carine ragazzi. La versione maschile in 4 varianti addirittura, così come la versione femminile anch'essa in 4 varianti, tanta tanta roba ragazzi. E ovviamente insieme alle skin dell'NFL arrivano subito, pensavo non arrivassero nello stesso momento, invece i due arbitri ragazzi, il soldato striato e l'altro, questi sono i vari picconi, dove caspita è il guerriero del fischietto. Stava un pochettino a riprendere la capigliatura della skin femminile del campo da calcio insieme al deltaplano ovviamente e ai loro picconi. Quindi tanta tanta roba anche per queste skin dell'NFL che vanno appunto a festeggiare uno degli sport americani più seguiti. Ma ragazzi, volevo, mentre entriamo a vederci un'altra partita, volevo farvi vedere una curiosità incredibile relativa ad un rift. Guardate ragazzi che cosa ha scoperto, un momento, un utente americano. Vi faccio vedere. Siamo ragazzi nel bunker di Bosco Blaterante, quindi dove sapete esserci nascosto nella parte sotterranea il rift, e guardate un po' raga, lui si avvicina con la telecamera al rift, guardate dentro, lo vedete? Lo vedete ragazzi? Oh mio Dio! Ragazzi, dentro al rift si può notare
quasi nitidamente un castello, ragazzi. Porca di quella. Guarda, guarda anche di qua. Si vedono le guglie, vedi? Una, due, tre, quattro. Guarda che roba. Non si capisce perché. Potrebbe essere un bug, potrebbe essere... Vedi, guarda, guarda, guarda. Si vede benissimo anche qua. Va che roba, va che roba. Si vede benissimo dall'altra parte del rift un castello che non dovrebbe, non sembra essere il castello. Ah, lì si vedeva benissimo. Guardalo qua, guardalo qua. Non sembra essere il castello quello presente vicino a Montagnole Maledette, il castello di Dracula, come lo chiamiamo tutti. Questo, ragazzi, sembra essere il castello che era rappresentato nello spray della scorsa season. Ve lo ricordate, ragazzi? Quello che state vedendo in questo momento. E quindi probabilmente potremo... Guarda, è uguale, è un castello, è palesemente un castello. Potremmo esserci sbagliati tutti nel pensare che il castello che è stato proposto durante l'evento del Fortnitemers fosse il castello che veniva rappresentato nello spray del Battle Pass della season numero 5, ragazzi. Non saprei bene adesso cosa dirvi, perché è una scoperta sensazionale ed è una roba di pochissime ore fa, quindi probabilmente ancora non ne hanno parlato tantissimo sui forum e su YouTube, ovviamente, ma è di certo una curiosità che ci può far pensare, ragazzi, che forse non è ancora finita il discorso dell'universo parallelo che c'è attraversando il rift. Diciamo che siamo rimasti un po' tutti a bocca asciutta quando abbiamo visto l'evento del cubo, ragazzi, dove appunto, per chi lo ha vissuto in prima persona, è stato teletrasportato in un mondo di mezzo. Quindi, ragazzi, ve lo ricorderete benissimo, tutto l'universo bianco con dei tubi, dei rift. Secondo me non è ancora finita e non è detto che lo vedremo nell'immediato, ma qualcosa, ragazzi, è stato scoperto ed è incredibile. Ovviamente, ragazzi, voglio sapere qua nei commenti, visto che mi sono dimenticato di farvi la domanda, ve la faccio adesso: cosa pensate di questo castello trovato nel rift? Cosa ne dite, ragazzi? Voglio davvero sapere tutti i vostri commenti proprio qui sotto nello spazio apposito. Ma andiamo avanti, ragazzi, è un'altra teoria sviluppata da un utente su Reddit. Parla appunto della teoria delle anime intrappolate nel backpack dello Skull Trooper nel Portale Oscuro. Infatti, ragazzi, per chi ancora non lo sapesse, il Portale Oscuro, lo avrete notato sicuramente, rilascia delle piccole anime mentre si va avanti nel gioco, ma forse non tutti sapete che le anime che vengono rilasciate da questo portale sono delle vere e proprie skin presenti nel gioco. Ce ne sono alcune che sono già state scoperte, che sono il Rapace, il Rex, il Bombardiere Oscuro, il Raven, l'Orsocchiatto Rosa, il Capo Team Leader, il Viaggiatore Oscuro, le skin dei calciatori, le skin dell'assassino artico e molte altre, ragazzi. La teoria che questo utente dice, e che è stata supportata da altre persone su Reddit, è che i fantasmi, dicono letteralmente, i fantasmi che noi vediamo dal Portale Oscuro, dal Ghost Portal, nel backpack dello Skull Trooper, e insieme agli oggetti fluttuanti che sembrerebbero essere spariti in questi giorni, sono e durante l'evento delle farfalle, loro lo chiamano, sono delle anime intrappolate, sono le anime intrappolate dei giocatori che noi giochiamo, perché i giocatori in realtà siamo noi. È un po' un casino questa teoria, ma ci può stare, ragazzi. E ovviamente loro non riescono a tornare indietro nei loro corpi, visto che siamo noi appunto che li stiamo giocando. Ed è una teoria molto molto interessante, perché appunto spiegherebbe il perché si vedano delle anime uscire dal Portale Oscuro e senza saperne una reale motivazione. Ragazzi, io volevo tantissimo farvi vedere queste cose e spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio ovviamente tantissimo per averlo guardato. Vi ricordo un bel pollicione in su se volete supportarmi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Noi
ci vediamo presto, anzi fra un'oretta in live. Ciao!